Bella a tutti ragazzi e bentornati in questo nuovo video, io sono Brutal e oggi signori ci troviamo in un nuovo episodio su Clash of Clans. Signori, devo essere onesto con voi, questo episodio non pensavo di registrarlo. Allora ragazzi, oggi pensavo che avrei soltanto fatto partire il laboratorio, ma mi sono accorto di una cosa che mi ha abbastanza sconcertato ragazzi. Se noi andiamo qua nella nostra lista degli artefatti che abbiamo, notiamo che purtroppo i libri non sono accumulabili, raga. Possiamo soltanto tenerne uno. Questo mi fa molto male, ragazzi. Mi fa veramente molto male al cuore. E vi faccio vedere il motivo. Se andiamo qua e andiamo nelle ricompense di questi giochi nel clan, notiamo che sui premi finali ci sono altri due libri. Ora, quello dei reali lascio stare ragazzi, penso che andrò a prendere le 5 pozioni di risorse che io le uso un botto, cioè quando le uso mi piace molto utilizzarle, mi piace avere le miniere, gli estrattori gemmati, tra virgolette, artefattati, ecco. Non mi interessa prendere gli anelli di mura ragazzi, perché con le mura me la sto cavando a direi egregiamente, sono praticamente a metà, mi mancano 4 muri e sono a metà, e contate che sto cominciando adesso a fare le difese del TH11, quindi ragazzi abbiamo tutto il tempo necessario. Ma questo libro ragazzi mi interessa raga, questo libro qua, il libro delle strutture. Quindi mi sono detto, perché in questo episodio non ci andiamo a liberare il muratore, quello che ci impiegherebbe di più, in modo tale da far partire anche qualcosa con l'oro anziché andare avanti le mura per oggi? E allora raga, penso proprio che faremo così, andiamo a terminare questa torre bombardiera con il libro, tanto poi come avete visto lo riprenderò dai giochi del clan, e in questo modo avremo un muratore libero e faremo partire una nuova difesa a livello del TH11. Ora poi vi spiego anche il ragionamento con cui voglio fare le difese ragazzi. Innanzitutto andiamo qua e andiamo a completare, completa ora, questa struttura. Eccola qua, la prima torre bombardiera bianca ragazzi, molto molto bella. E se andiamo a vedere, danno alla distruzione a 300 regà. In confronto andiamo a vedere una bomba gigante, ok non ce l'ho migliorata ancora al massimo, però danno 250 regà, cioè cavolo, tanta roba. Se andiamo qui va a più 25 raga, quindi va a 275, non va a 300, quindi fanno più danno di una bomba gigante ragazzi, veramente fantastico. In più prima si difendono, tanta roba per noi raga, tanta, assolutamente tanta roba per noi. In questo modo noi abbiamo un muratore libero. Io ragazzi intanto comincio a ripulire qua il villaggio, mentre vi dico anche un'altra cosa. Ecco, voglio andare a fare qualcosa nel laboratorio di nuovo ovviamente. Dobbiamo farlo ripartire. Non ho moltissimo elisir ragazzi, ma penso proprio di far partire tranquillamente l'oro raga. Facciamoci partire i draghetti, che comunque io li utilizzo in farm, sono comodi, e poi li dono anche a quelli piccoli che non hanno il castello da 20 ancora nelle war. E direi ragazzi che ci sta proprio, 11 giorni e 12 ore noi mettiamo a lavorare il nostro laboratorio. Puff, eccoli qua che sono partiti i nostri draghetti per andare, non saranno maxati, no infatti non sono totalmente maxati, ma saranno maxati per il TH11, che comunque è già qualcosa. Vi faccio vedere ragazzi che ho fatto partire anche il rebarbaro come vi avevo detto a livello 49, quindi tutti i reali stanno andando al penultimo livello. E anche qui tanta roba ragazzi, ma l'ultimo livello lo faremo dopo la prossima War League, perché ovviamente la prossima War League va a iniziare, fra 6 giorni e 20 ore, di conseguenza non ho il tempo necessario per fare un altro livello dei reali. Ok, allora tutto ciò io ve l'ho detto, vi dico il mio ragionamento con cui vorrei farmi le difese. Allora raga, io innanzitutto mi vorrei togliere dalle palle le cose che costano di più. Perché se noi ci togliamo prima le cose che costano di più, poi siamo più liberi di qua e di là. È anche vero che però alcune cose, non importa il prezzo, sono più importanti di altre. Di conseguenza, ad esempio noi le Inferno, l'artiglieria Aquila, le abbiamo bombate subito, raga, perché sono troppo troppo importanti. Ora, dunque, io per gli Archi X ho un progetto speciale, quindi per il momento li lascio lì tranquilli. Le Inferno le abbiamo fatte, a me piacerebbe fare sia le Tesla, che però costano soltanto 8 milioni, sia le difese aeree, che costano 8,8, però ci mettono troppo tempo ragazzi, ci mettono 10 giorni, cazzo, non,
non faccio nemmeno in tempo ad averne una in tempo per la World League, o perlomeno per i primi 4 giorni, qualcosa del genere, quindi non mi va questa cosa. Stavo pensando di fare l'oro, che costano la bellezza di 9.600.000, rega, quindi costano veramente tanto. Penso che siano la seconda cosa più costosa, no, la prima in assoluto al momento, visto che le Inferno erano a 10 milioni, anche l'artiglieria Aquila, ma noi le abbiamo già fatte. Quindi adesso sono la cosa che costa di più in assoluto, perché la Torre dello Stregone costa 9 milioni e 2. Quindi ragazzi, io direi che noi ci facciamo i due Volano, che anche se non sembrano importanti, ragazzi, fidatevi che lo sono tantissimo, anche perché adesso a TH11 diciamo che mi vengo attaccato spesso via aria, vengo attaccato con draghi elettrici e mongolfiere, quindi i Volano fanno il loro sporco dovere, raga, fanno il loro sporco dovere, e direi che ce lo facciamo partire tranquillamente. Quindi con 9 milioni e 600 mila ci andiamo a maxare, e totalmente maxare, non ci sarà un altro livello, il nostro primo Volano. Puff, eccolo qua che è partito, minchia come si è succato via tutto l'oro, fantastico. In questo modo posso andare a recuperare tutto. Minchia, vedere l'oro che se ne va via così, ragazzi, è sempre una botta al cuore, però vabbè raga, ci sta. Io vi ricordo intanto, se non l'avete notato prima, che qui negli artefatti noi abbiamo una bella runettina dell'oro che è lì che ci aspetta per il mio progettino speciale che ho per gli archi X, che farò alla fine della prossima World League, quindi diciamo che comunque non mancherà molto a quel video lì che vorrei fare. Non ho tolto tutti gli ostacoli perché mi sono dimenticato, ragazzi, perché sono un pirla. Non importa, raga, tanto poi fra 2 giorni si libera il muratore che è sulla Queen, raga, tanta roba. Si libera il muratore sulla Queen e a quel punto lì ripulirò il villaggio tutto tranquillo di qua e di là. Ok, ragazzi, allora, visto che ci siamo e che dobbiamo fare un paio di attacchini insieme, mamma mia che bello il Volano che sta andando, io vorrei attivare anche una cosa di questi magari, no? Ma che palle, mi hanno tolto tutti quelli comodi, mi hanno tolto tutti quelli da 700 così. Allora, io i punti del clan, questi qua li sto facendo tutti al momento, perché mi escono soltanto quelle di sfide belle remunerative, con i Volano. Con mi chiede di distruggere 4 volanomi da 700 punti, raga, che è, diciamo, buono, è buono, ci potrebbe stare. Visto che non posso farlo, ragazzi, andiamo a vedere un po' qui. Ottieni 3 stelle dagli scontri a 2, no, usando cucciolo di drago. Niente, ragazzi, allora niente. Peccato, speravo magari questa. Distruggi 6 torri dello stregone in battaglia multigiocatore. Ci dà soltanto 100 punti, ragazzi, però vabbè, alla fine andiamo a farlo, non so se lo completo con voi o se lo completerò off screen, però comunque ragazzi dai, ci sta, 100 punti in più sono sempre meglio che 100 punti in meno. Signori, andiamo a cercare adesso il primo villaggio da attaccare. Ok ragazzi, eccoci qua, ci siamo, abbiamo trovato il primo villaggio da attaccare. So che non è pienissimo di risorse e non so nemmeno se gli farò il 100% o se prenderò tutte le risorse, perché ragazzi sono interessato a questo punto ad andare a togliere le torri del mago proprio per andarci a fare la sfida. Tra l'altro le aeree sono messe bastardissime, molto molto interne, e quindi ragazzi io vado così proprio di cattiveria a prendere sì un po' di risorse, ma a prendere soprattutto anche un po' di torri del mago. Quindi andiamo già a mettere i curatori, vediamo un po' cosa riusciamo a fare, raga. Non penso che prenderemo tutto a sto giro, però non importa ragazzi, lo faccio per il clan, ecco dai. Diciamo che questo attacco qui è per il clan. Poi vediamo, raga, poi non è detto, magari poi va bene, per l'amor di Dio. Allora andiamo a mettere un draghetto qua, perché mi piacerebbe anche togliermi quella torre del mago lì, se ce la facciamo. Sì, penso che ce la facciamo tranquillamente, perché ci sono anche tutti i minatori lì belli tranquilli e dovremmo farcela. Ok, non ce l'ha fatta il draghetto, però non importa, dovremmo farcela comunque noi. Ok, grande mezzo, perfetto così. Lì abbiamo tolto l'artiglieria Aquila, molto importante per poi andare a fare quell'obiettivo che ci darà prima o poi 1000 gemme, ragazzi, molto poi che prima. E a sto punto qui, raga, io direi che mi vado a prendere anche un po' di risorsine, dai. Facciamo così, con il draghetto ci andiamo a prendere qualche risorsa. Giusto per non andare in negativo, ragazzi, giusto per non andare all'asciutto e robe del genere. Ci portiamo via, ok, un paio di estrattori, tanta roba. Lì intanto vediamo, magari riusciamo a prenderci anche il municipio. Penso che ce la facciamo, ragazzi, perché ci sono i curatori che stanno facendo il loro sporco dovere.
Peccato che sono sopravvissuti pochi minatori, se no la situazione era molto molto più rapida. Ma non importa, raga, non importa. Lì abbiamo tolto anche le Tesla. Ottimo, raga, la finetta sta andando comunque bene, nonostante che è stato fatto totalmente a cazzo, possiamo dire. Perché l'ho fatto più che altro per le torri del mago, per le torri dello stregone, proprio per fare l'obiettivo per il clan. Allora, qui facciamo così, magari... No, anche i minatori vanno subito giù, pezzacci de merda. Dai, li metto ora. Andiamo a cercare di prendere lì un altro po' di elisir con gli arcieri, intanto che il re barbaro lì è distratto. Maledizione del mortaio. Vabbè, dai, non importa, raga. Ci sta, comunque abbiamo portato via quasi tutto. Vediamo un po' se riusciamo a prenderci proprio tutto tutto. Non penso, perché quei minatori lì non sembrano... Sì, invece, ottimo. Ottimo, così, così mi piace, raga. Così mi piace, tanta roba. Visto che ci sono, godiamoci la fine dell'attacco tranquillamente. Vediamo un po' dove arriviamo. Ero più interessato all'elisir, più che altro per non andare in negativo, ragazzi, con l'attacco, nel senso con la spesa dell'attacco. Ovviamente se ho preso 300.000 non siamo andati in negativo, quindi tanta roba. Raga, mi sa che ci facciamo il 100, grande mezzo. Raga, i minatori sono fantastici. I minatori, anche con dietro i curatori, sono veramente fantastici, perché non hanno tantissima vita, raga, però hanno buon danno, e col fatto che vanno anche sottoterra e non li ferma niente... Sono tanta roba, raga, i minatori sono veramente tanta roba. Quindi primo attacco andato per noi. Noi ci siamo già fatti ben 5 torri dello stregone. Partiamo subito alla ricerca del secondo villaggio di oggi. Ragazzi, abbiamo trovato un inattivo che è inattivo da poco e ha ancora un inferno singola accesa, raga. Io però ci voglio provare, visto che comunque dobbiamo andare cazzuti per prendere le torri del mago, quindi attacchiamo con prepotenza. Vediamo un po' cosa riusciamo a creare. Questo, raga, era un villaggio che era tristellato facilissimo ad aver avuto i reali. Però vabbè, purtroppo sono tutti e tre in upgrade, ragazzi. Cioè, purtroppo per fortuna, perché alla fine, cioè, meglio per noi, perché ci togliamo un upgrade dei reali dalle palle. Li abbiamo ormai quasi finiti, quindi tanta roba. Ok, vediamo un po' cosa riusciamo a creare. Allora, io direi che qui in mezzo gli vado a mettere una furiozza per velocizzare la situazione. Più che altro perché quell'inferno singola lì, raga, mi fa fuori... Me li fa fuori così, proprio a cazzo duro. Uno alla volta, ma me li fa fuori tutti, per Dio. Ok, vediamo un po' cosa riusciamo a portarci via. Un po' di materiale lo stiamo prendendo, raga. Non ci possiamo lamentare. Un po' di materiale lo stiamo portando a casa. Vado a mettere il primo draghetto lì. Il municipio è preso, bene, quella cazzo di torre infernale non ha assolutamente intenzione di scaricarsi. Fate in fretta, ragazzi, di andare sottoterra, fate in fretta che se andate sottoterra si annulla, grandi, grandi così. Questa è una grande truppa da utilizzare contro l'inferno, raga, perché col fatto che se sono in gruppo fanno in fretta a distruggere le cose e vanno sottoterra, il danno della torre infernale singola si annulla e ritorna... basso, quindi veramente tantissima roba, tanta tanta roba. Lì appena ci buttano giù quell'aerea, gli metto un altro draghetto qui sull'esterno di supporto, ecco fatto. Perfetto, ci rimangono i 4 arcieri da andare ad utilizzare. Comunque l'attacco, raga, è andato piuttosto bene. Abbiamo preso abbastanza, magari una curetta gliela investo io qua. Vediamo un po', raga, per andarci a prendere ancora... No, beh, ma non serve, dai ragazzi, quello che ci portiamo a casa ci portiamo a casa. Va bene così. Non c'è bisogno di andare a spendere altri money, tanto alla fine abbiamo preso quasi tutto, ci possiamo stare anche dentro, possiamo accontentarci. Qui vado a mettere l'oro, anche se ovviamente la torre dell'arciere romperà il cazzo. Ok, dai dai dai, forza, portatemi via quell'estrattore. Grandi ragazzi, grandi, grandi così, grandi minatori. Se mi portano via anche l'ultima miniera sono veramente contento. No, non ce la fanno. Non ce la fanno, non ce la fanno, non ce la fanno. Forse ce la fanno, raga. Vediamo un po', vediamo un po'. Forza minatori, dai, 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 dai. Grandi, raga, grandissimi. Mamma mia. Ah, vabbè, peccato, c'era ancora un pochino d'oro dentro quel deposito lì. Non importa, ragazzi. Abbiamo terminato l'attacco, ci siamo portati via quasi l'intero bottino con 742.000 di oro e 640.000 di elisir, utilizzando soltanto una furia oltre il budget, diciamo, classico dell'intero esercito. Qui abbiamo completato il, diciamo, la sfida. In questo modo abbiamo fatto apparire un'altra, sempre da 100, che due palle.
Raga, non mi arrivano le sfide da 1000. Io voglio le sfide da 1000. Vabbè, che adesso mi mancano pochi punti, ragazzi. Mi mancano tipo 400 punti. No, 200 addirittura. Poi non ne posso più fare. Comunque, a sto giro qui non mi ha fatto uscire nemmeno una sfida da 1000. E questo Supercell me la deve spiegare. Signori! Io spero che questo nuovo, incredibile e fantastico video su Clash of Clans vi sia piaciuto. Nel caso vi sia piaciuto, mi raccomando ragazzi, pollice in su, commentate e condividete. Io come sempre vi saluto e vi ringrazio tantissimo. Se non siete iscritti al canale, mi raccomando ragazzi, iscrivetevi. Vi do il vostro canale Brutal. Un salutone, bella raga!